Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, finalmente video dedicato ai top low cost del periodo. È da un po' di tempo che non ve lo proponiamo, sia io che Lucia, perché come avrete letto dal titolo, il video è sempre in collaborazione con la mia amica dolcissima Lucia, che saluto, abbraccio fortemente, le mando un bacino e vi faccio passare qui in sovraimpressione il nome del suo canale YouTube. Lei è Kravis Girl. Io comunque, come sempre, vi lascio giù nell'info box tutti i link, tutti i riferimenti per andare a fare una visita al suo canale, per andare a vedere il suo video e vedere quali sono le sue proposte low cost. E mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al suo canale, soprattutto, come dico sempre, se siete delle amanti del make-up, dei make-up occhi belli strong, perché lei realizza spesso dei make-up tutorial, anzi ultimamente più dei Get Ready With Me, in cui realizza dei make-up veramente bellissimi, quindi mi raccomando. Allora, io partirei subito. I primi due prodotti sono due prodotti per la base, sono comunque due ciprie che voglio citarvi perché sono i prodotti low cost che mi hanno più conquistata e più stupita. Il primo, che tra i due è quello che ho acquistato prima e che uso da più tempo, è una cipria di Catrice e questa è la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Questo è un prodotto, ragazze, fantastico. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, cioè, fatto così, c'è lo specchietto, scusate, un po' sporco, e questo è il prodotto, è una cipria traslucente, è una cipria che va mattificare, a rendere uniforme la pelle del viso, e la cosa che mi piace, la caratteristica che rende questo prodotto speciale e che si vede proprio a colpo d'occhio quando lo utilizziamo, è il fatto che minimizza tutte le imperfezioni e i pori. Ha appunto un effetto soft focus che va a minimizzare le discromie, le piccole imperfezioni, e inoltre fa durare ovviamente il trucco più a lungo. Mi piace perché ha una texture setosissima, molto molto sottile, che non va a fare un effetto troppo troppo cipriato, troppo polveroso, ecco, non mi veniva il termine, ed è un prodotto assolutamente low cost. Poi Catrice, secondo me, è una garanzia per quanto riguarda i brand low cost, soprattutto per i prodotti per la base, perché anche i primer, quelli nel tubetto, quelli liquidi, sono validissimi. Adoro i blush, adesso vi parlerò di un blush in particolare, i fondi, ma questo veramente è un prodotto che vi straconsiglio. Altro prodotto che ho acquistato penso da due mesi circa, che mi ha letteralmente conquistata, ed è un prodotto che ha un prezzo che spesso si aggira al di sotto dei 10 euro, qualche volta però l'ho visto anche un po' più caro, ma questo dipende dai punti vendita in cui andate ad acquistarlo, e sto parlando appunto della Matte and Poreless di Fit Me. Questa è un'altra cipria fantastica. Diciamo che questa ha una texture diversa, vi faccio vedere il packaging, che è così, e che all'interno ha anche uno specchietto e una spugnetta per l'applicazione. Più che una cipria, questo mi sembra quasi, questo prodotto, un fondotinta in polvere. Allora, se utilizziamo un semplice pennello, un bel pennellone bello cicciotto, e fa il suo lavoro da cipria, va ad opacizzare perfettamente, fa mantenere a lungo il trucco e ovviamente riduce, minimizza i pori. Invece, se andiamo ad utilizzare questa spugnetta, l'effetto sarà molto più coprente. Mi è capitato di utilizzarla dopo la crema idratante da sola, mi ha dato proprio un effetto coprenza simile a un fondo in polvere, quindi ha una texture un po' più corposa, più burrosa, ma comunque è un'ottima, veramente un'ottima cipria anche questa, ha un effetto mattificante, soprattutto di riduzione dei pori, delle imperfezioni, che è veramente splendido. Come vi avevo detto poco fa, vi parlo anche di un blush di Catrice che mi sta piacendo veramente tantissimo, e sono i nuovi blush Blush Box Water Sweat Proof, e sono questi in questa confezione qui, che è stata un po' rivisitata rispetto ai blush di i classici blush di Catrice. Io ne possiedo degli altri, devo dire che è un prodotto che mi piace moltissimo. Questo in particolare esiste in due varianti, in due texture, in due finish.
Uno è un Lumi Matte, che è questa, e l'altra è un Finish Shimmer. Io ho preferito questo perché non amo i blush con effetto shimmer, perché avendo un po' di pori dilatati vado un po' ad enfatizzare questa zona qui. Voi dite però usi l'illuminante. L'illuminante però lo applico semplicemente qui in piccole dosi, il blush va, come dire, a rivestire le mie gote, e quindi se è troppo sbrilluccicoso non mi piace l'effetto, enfatizza tantissimo i pori dilatati. Allora, io ho preso la colorazione 040 Berry, che è questa sorta di rosa pescato, veramente molto molto bello, molto delicato. E guardate, questo è il colore, spero che riusciate a vedere, adesso ve lo faccio vedere applicato, ed è veramente un prodotto splendido. Questo finish, diciamo così, Lumi Matte, fa sì che questo blush non sia totalmente opaco, ma una volta che lo andiamo a stendere sulle guance si crea proprio il classico effetto guance in piena salute, non totalmente matte, non totalmente luminoso, ma ha un effetto veramente quasi satinato. La particolarità di questo blush è la durata. Un blush che promette una durata estrema per tutto il giorno, è waterproof ma è resistente anche all'attività sportiva, alle attività all'aperto, la palestra, quindi è un prodotto che è perfetto per chi ama truccarsi e non rinunciare al make up anche quando si va ad allenare. Quindi secondo me è un prodotto perfetto. Di questo mi ricordo il prezzo, questo l'ho pagato mi pare 3,49 euro, quindi assolutamente un ottimo rapporto qualità prezzo. Il prossimo prodotto è un prodotto occhi ed è la palette con cui ho realizzato, ve lo faccio vedere, il make up di oggi, che a me piace tantissimo. E sto parlando della nuova Comfort Zone di Wet n Wild, palette che io ho acquistato subito dopo aver visto un video di Selvaggia, Essendesse Style and Makeup, che saluto sempre con molto affetto. E io in realtà possiedo la versione, quella classica, la prima, praticamente questa non si trova più, non c'è più, ed è una palette fantastica. Allora, in cosa è cambiata questa palette? Adesso ve la faccio vedere. Innanzitutto nel quantitativo proprio di prodotto, nel senso che adesso le cialde sono un po' più piccole, perché in questa nuova palette hanno aggiunto questo colore e questo colore, che sono due colori matte, sono appunto due colori di transizione fantastici, ma questo in particolare, ragazze, io lo uso anche per da applicare su tutta la palpebra, dà un effetto smokey eyes veramente bellissimo. E le cialde, queste più piccole, sono rimaste praticamente identiche alla versione classica, e quindi abbiamo due ombretti in più. Io, per intenderci, per chi non conoscesse queste palette, vi faccio vedere qualche swatch per farvi rendere conto della bellezza, della pigmentazione. È una palette fantastica, costa 5,90 euro, sono ombretti pigmentati, per nulla polverosi, sfumabilissimi, con questa texture molto burrosa, e durano tantissimo sull'occhio sia col primer che senza primer. È veramente una palette super 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 comoda e versatile. Ovviamente bisogna come dire, chiudere un occhio per quanto riguarda il packaging, perché veramente, cioè, lascia il tempo che trova, però è pratica, è comoda, è perfetta da portare in viaggio. Tra l'altro ha tutta una nuance di colori che ci permettono di realizzare dei trucchi molto soft, molto delicati, neutri da giorno, ma anche dei trucchi belli strong, belli glamour per la sera. Quindi io questa ve la straconsiglio, perché comunque ha mantenuto le stesse caratteristiche, i colori sono identici alla palette precedente, ma ha mantenuto, diciamo, la qualità proprio del prodotto, quindi un prodotto veramente straconsigliato. E ancora, per quanto riguarda gli occhi, allora, sono due ombretti che voglio farvi vedere. Ve ne ho sicuramente parlato nel video novità per quanto riguarda le uscite Essence per quest'autunno. Questi sono due ombretti fantastici e sono i nuovi Melted Chrome Eyeshadow di Essence. Ecco, questi due. Allora, io ho preso la colorazione 01 Zinc About You, che è questo colore, ragazze, cioè, io di questo vi dico, correte a prenderlo. Mi piace moltissimo la texture, guardate, è morbida morbida, sembra quasi una crema,
Ma la cosa stupenda di questo ombretto è l'effetto bagnato pazzesco. Io non sono un amante dei colori chiari, diciamo in questo tipo di texture, perché ho come la sensazione che mi vadano un po' a invecchiare la palpebra, ma questa è una sensazione mia. Ma io non ho resistito alla meraviglia di questo ombretto. Ha un effetto bagnato pazzesco. Io non possiedo assolutamente un ombretto di questo tipo, e stiamo parlando di ombretti che costano credo al di sotto dei 3 euro, perché il prezzo preciso non me lo ricordo, ma davvero un super super low cost. E l'altro che ho preso è il numero 06 Copper Me, che è un bellissimo color rame, colore che io adoro soprattutto sugli occhi castani, marroni, perché ne risalta tantissimo il colore. E questo è il Copper Me, che è appunto questa sorta di color rame. Anche di questo ovviamente vi faccio uno swatch, cioè guardate la meraviglia di questi colori. Cioè questi ombretti sono davvero davvero luce pura. Ma l'effetto bagnato che ha quell'altro, lo 01, ragazze, è unico praticamente. Sono bellissimi perché, allora, innanzitutto questi vanno applicati con i polpastrelli e non con i pennelli, perché si va veramente a perdere tanto l'intensità del prodotto. Sono degli ombretti che si possono, guardate, ho ripassato con le dita, cioè guardate, scriventissimi, e degli ombretti che si sfumano benissimo, e soprattutto una volta che si sono asciugati sulla palpebra non li smuove più nessuno, avete bisogno proprio di struccarli col bifasico. Sono davvero validi, qui veramente il rapporto qualità prezzo supera veramente qualunque aspettativa. Altro prodotto fantastico secondo me è un prodotto Avon della linea Avon True Color. Questa è la Glimmer Stick Eyeliner nella colorazione Blackest Black. Questo prodotto, ragazzi, è fantastico. So che tante di voi mi dite: io non ho una presentatrice Avon in zona. Allora io vi consiglio di andare sul sito Avon. C'è un'area in cui potete digitare la vostra zona, cioè io vivo a Firenze, e vi dà tutto un elenco con i numeri di telefono di tutte le presentatrici presenti in quella città, in quella zona. Potete fare un tentativo, perché loro sono lì, hanno messo a disposizione il loro numero di telefono appunto per essere disponibili per chi ha l'esigenza di trovare una presentatrice. Questa matita è spettacolare, è una matita automatica di un nero pazzesco, nasce come eyeliner, io la uso all'interno dell'occhio, scrive che è una cosa meravigliosa. Scrive benissimo, soprattutto anche sugli occhi, quelli che lacrimano tanto, che sono un po' umidi. Io ce li ho così, e tante matite, una volta che vado a metterle, non scrivono per niente. Perfetta come eyeliner, quindi se per esempio andate palestra, piscina, questo è un prodotto che non viene via neanche con le cannonate, ed è soprattutto perfetta per la rima interna dell'occhio, perché ha una durata incredibile. E un nero pazzesco, è un prodotto low cost, mi pare che costi intorno ai 5 euro. Comunque in ogni caso Avon, scusate, devo addrizzare un attimo la videocamera. Avon fa sempre delle offerte strepitose, quindi la potete trovare anche in offerta. Il colore è appunto Blackest Black, nero nero pazzesco, è veramente un prodotto fantastico, una matita veramente che ha una durata incredibile. Mi ha sorpresa perché insomma non nutrivo grandi aspettative, quindi veramente prodotto super promosso. Altro prodotto che è tra l'altro una novità, un prodotto che sto usando davvero in maniera molto piacevole, perché mi trovo benissimo, è un correttore di Astra. A me piace molto come brand Astra, non mi piacciono tutti i prodotti, ma in particolare i blush, le ciprie, i lip gloss, e ve ne parlerò anche in questo video, li apprezzo tantissimo. Questo è il nuovo correttore Long Stay Concealer, ed è un correttore lunga tenuta che ha anche un fattore di protezione 15. Questo è il packaging. Io ho preso la colorazione numero 3. La pecca di questo prodotto, almeno io da me, non ho trovato tante colorazioni, ho trovato solo 3 colorazioni, quindi non è stato semplice. Però devo dire che questa si avvicina molto a quelle che sono le mie esigenze. Allora, questo è l'applicatore, e vi faccio vedere anche la colorazione, che è un beigeolino
leggermente pescato. Allora, questo è un correttore dalla texture né troppo liquida né troppo densa, una via di mezzo. Si stende benissimo sia con un pennello, con una beauty blender o con i polpastrelli. Voi sapete, io amo l'applicazione del correttore con i polpastrelli. È molto leggero, si lavora bene, ha una buona coprenza. La cosa che mi piace, ed è la ragione per cui appunto lo promuovo, è che questo prodotto mi va a illuminare tantissimo la zona del contorno occhi, è quello che ho usato oggi per questo make up, e soprattutto non mi va nelle pieghette e non tende ad enfatizzare, a mettere in evidenza, diciamo, le varie rughe d'espressione, i segni dovuti anche a un discorso proprio di secchezza. Mi guardo intorno perché è entrata la cipriette e lei adesso comincia a giocare con i fili e mi distrugge tutto e non mi va ad evidenziare. Ecco, sta toccando tutto, scusate un attimo. Eccomi ragazze, scusate, lei poverina vuole giocare, vede i fili che pendono e cose, allora lei smuove tutto. Vi stavo dicendo che appunto non mi enfatizza i segni, i segnetti, poi ho un contorno occhi molto secco, quindi vado sempre alla ricerca di correttori particolari, ecco, che siano anche abbastanza idratanti, non troppo asciutti, perché altrimenti mi vanno a segnare tutta questa zona qui che è piuttosto secca. Altro prodotto secondo me molto molto interessante è un prodotto per il viso, per la skin care, prodotto veramente super low cost, mi pare che costi 4,99 euro. Questo l'ho preso da Lidl ed è la linea CN Nature ed è questa crema per il viso specifica per pelli sensibili. Questa in particolare si chiama Sensitive Face Cream Lemon Balm and Witch Hazel. Allora, questa è una crema che contiene melissa e amamelide, quindi è una crema che è perfetta per le pelli sensibili, arrossate, tendenti ad avere allergie. Allora, si presenta così, questo tubetto, quindi molto molto pratico, può essere applicata sia al mattino che alla sera. Io soffro spesso di rossori, irritazioni sulla pelle del viso, perché probabilmente sono intollerante a qualche componente di qualche prodotto, non posso struccarmi con i dischetti di cotone perché praticamente mi arrosso totalmente e quindi ogni tanto necessito proprio di una crema che vada a lenire oltre che idratare, e io questa l'ho trovata perfetta. Ha una texture che è quasi un balsamo, è molto molto morbida, si assorbe in fretta, è perfetta come base per il make-up. L'unica cosa è che, essendo una crema un po', come dire, che va a idratare, a conferire un po' di idratazione in più, secondo me non è perfetta per chi ha la pelle grassa. La trovo ideale per le pelli da misto a secche, perché altrimenti secondo me tenderebbe tanto a lucidare. Io la sto usando ultimamente anche come base per il trucco, quindi la stendo, la applico prima di truccarmi, non mi crea nessun fastidio, anche perché magari quando la uso metto magari un primer che mi va a fissare bene il trucco, utilizzo un po' più di cipria. Questo è un prodotto che vi consiglio assolutamente di provare. Credo che ci sia anche la versione da notte, che molto probabilmente andrò ad acquistare, perché questa mi sta piacendo moltissimo. Adesso passiamo ad un argomento che vi piace moltissimo, l'argomento labbra. Io parlerei subito di quello che indosso oggi e ve lo faccio vedere, di questo colore che secondo me è meraviglioso ed è perfetto per questa stagione. Ed è un lip stain rossetto liquido di Sephora. Io di questi rossetti vi ne ho già parlato tantissimo, sono dei rossetti liquidi con delle performance pazzesche, costano intorno ai 10 euro, ci sono un sacco di colorazioni, quindi vi potete sbizzarrire. È un rossetto altamente pigmentato, confortevole sulle labbra, e hanno una durata incredibile, ma io in questo video vi voglio parlare di questo colore che è il numero 24, è che è un colore meraviglioso. Allora, il rossetto si presenta così, adesso vi faccio uno swatch, ed è difficile da definire come colore, perché è un rosso con del marrone all'interno, è un colore bellissimo secondo me, molto 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 elegante, che si presta magari anche con un trucco occhi non necessariamente troppo,
troppo naturale. Mi piace moltissimo, è un colore che trovo estremamente elegante, forse sì, è una sorta di borgogna o color marsala, insomma ve ne sto dicendo di ogni, comunque questo è il colore che vi straconsiglio, davvero un prodotto fantastico. E sempre di Sephora, questo l'ho acquistato su consiglio di un'altra amica speciale, lei è Alexandra, che io saluto, le mando un grossissimo bacio, mi aveva fatto una lista di tante cose che mi aveva consigliato di acquistare, io le ho prese tutte e ho preso questo rossetto che fa parte di questi, di questa linea di Sephora, sono i Lip Stories. Io ho preso il numero 3 che si chiama We, e questo è il packaging, carinissimo packaging cartone che richiama un po', ci sono delle chiazze di colore, dei fiori, sono molto molto carine queste confezioni. E questo è questo colore pazzesco, è un nude rosato, un malva, voi sapete che a me piacciono tanto i rossetti color malva, ed è un rossetto bellissimo, bellissimo perché è un rossetto perfetto per ogni occasione, è un rossetto perfetto soprattutto per il giorno, quando magari andiamo di fretta, non abbiamo tempo insomma per applicare rossetti liquidi, matite e così via, questo è un rossetto versatilissimo, molto 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 pratico da applicare, non abbiamo bisogno di stare lì anche a guardarci allo specchio, perché ha una texture morbidissima, super cremosa, super leggera, sembra quasi un burro cacao, è molto molto idratante, però ha una bella coprenza, è un rossetto bello pigmentato e ha questo finish molto brillante, sheer, che comunque col passare delle ore svanisce un po', ma tende a fissarsi sulle labbra, ed è un rossetto che mi sta piacendo tantissimo. Ultimo prodotto invece di cui voglio parlare, che adoro follemente, sempre un prodotto Astra, ed è un My Gloss Light and Shine. Qua veramente parliamo di prodotti super 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 low cost, questo costa 3,90 euro, è un lip gloss che ha all'interno anche dei micro brillantini, ma sono veramente impercettibili. Questo che vi faccio vedere è il numero 04. Questo è l'applicatore, un classico applicatore, insomma, a spugnetta. E adesso vi faccio vedere la meraviglia di questo prodotto, che è una specie di, una specie di color labbra, un rosato molto, molto tenue. Ma guardate, cioè, è luce pura, è bellissimo, morbidissimo, super, super gloss. E la cosa che mi piace di questo prodotto è che, pur avendo una texture molto, molto corposa, non è di quei gloss che poi si appiccicano sulle labbra, che vi fanno tutta quella cosa insomma che si appiccica qui sul centro delle labbra, assolutamente no, è molto burroso sulle labbra e soprattutto, almeno sulle mie labbra, ha un pazzesco effetto idratante, mi piace moltissimo, lo adoro, utilizzato da solo, mi dà questo effetto proprio super volume, labbra belle brillanti, ma è perfetto anche da utilizzare sopra i rossetti, magari se vogliamo rendere un po' più brillante e avere un effetto un po' più volume sulle labbra e vogliamo applicarlo su un rossetto opaco, l'effetto è veramente bellissimo, magari applicato solo qui sul centro delle labbra, ha un profumo buonissimo, vanigliato, ovviamente non dura chissà quante ore, ma a me, per quanto riguarda il gloss, piace anche il fatto di riapplicarlo durante la giornata, cioè mi piace proprio come rito, un po' come l'acqua per il corpo. L'acqua per il corpo, il fine è quello di potersela spruzzare tutte le ore del giorno, quindi se non dura tantissimo non è un problema. Quindi straconsigliato, sicuramente andrò a prendere degli altri colori. Ragazze, il video finisce qui, questi erano tutti i miei prodotti low cost preferiti del periodo, fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti low cost preferiti, magari se vi va di lasciarmi un commento così mi date qualche consiglio. Io vi ricordo ovviamente di andare a vedere il video di Lucia, di andare a fare un giro sul suo canale, di iscrivervi se non lo avete ancora fatto, io vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!